Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo». Per darci un esempio concreto, Gesù ci concentra sul rito dell'offerta. Facendo un'offerta a Dio, si ricambia la gratuità dei suoi doni. Era un rito molto importante, fare un'offerta per ricambiare simbolicamente, diciamo così, la gratuità dei suoi doni. Tanto importante che era vietato interromperlo se non per motivi gravi. Ma Gesù afferma che si deve interromperlo se un fratello ha qualcosa contro di noi, per andare prima a riconciliarsi con lui. Solo così il rito è compiuto. Così c'è il compimento agli occhi di Dio. Altrimenti l'osservanza esterna puramente rituale è inutile. Io faccio finta di, no. In altre parole, Gesù ci fa capire che le norme religiose servono, le norme religiose sono buone, ma sono l'inizio, solo l'inizio. Per dare loro compimento è necessario andare oltre la lettera e viverne il senso. I comandamenti che Dio ci ha donato non vanno rinchiusi nelle casseforti dell'osservanza formale. Se no, rimaniamo in una religiosità esteriore, distaccata, servi di un Dio padrone piuttosto che figli di Dio padre. E Gesù vuole questo, non avere l'idea di servire un Dio padrone, ma il padre. E per questo è necessario andare oltre la lettera.